l'Istituto Italiano di Tecnologia si è dotato di due veicoli elettrici con tecnologia Vehicle to Grid che darà a disposizione ai propri ricercatori. Si tratta del primo car sharing aziendale in Italia basato su veicoli 100% elettrici dotati di una tecnologia Vehicle to Grid. In questo modello di scambio di energia questa azienda potrebbe guadagnare dei soldi e potrebbe utilizzare questi soldi per dare appunto il veicolo in uso gratuito ai propri dipendenti e addirittura coprire le spese di acquisto e anche di gestione del veicolo stesso. Vehicle to Grid vuol dire che l'automobile elettrica è a disposizione della rete elettrica perché può non solo ricaricarsi grazie alla rete elettrica, ma può cedere energia alla rete se questa ne ha bisogno. Di fatto il cliente utilizzatore dell'automobile, quando non la usa, non deve fare altro che lasciarla in carica. E noi da remoto, aggregando diverse automobili, cediamo energia alla rete quando la rete ce la chiede. Facciamo microcariche e microscariche che equilibrano la rete e consentiranno a tendere, quando avremo milioni di automobili elettriche, di stabilizzare le reti che speriamo siano alimentate solo da tecnologie rinnovabili. E con oggi, all'Istituto Italiano di Tecnologie, abbiamo inaugurato la prima installazione di device che sono in grado di caricare ma anche di scaricare le automobili elettriche se la rete avrà bisogno di energia da loro. Questi due veicoli nella vita quotidiana verranno utilizzati dai ricercatori per mettere in contatto le tre sedi che in questo momento l'Istituto ha su Genova. L'obiettivo è un giorno avere centinaia di migliaia di automobili che sono connesse a queste colonnine bidirezionali che tutte insieme, quando necessario, danno la loro piccola aliquota di potenza per stabilizzare il picco di richiesta. Non lo fanno due auto, ma questo è l'esperimento pilota.